Ciao a tutti, sono Tifetta e bentornati sul mio canale. Come molti di voi sanno, agli esordi del mio canale io mi dilettavo con le recensioni, che poi ho accantonato da una parte per dar spazio ai gameplay che reputavo video molto più sbrigativi e facili da fare anche in fase di montaggio, mentre la recensione ovviamente è più laboriosa, ci vuole molto più tempo. Però mi è sempre piaciuto comunque dare il mio giudizio soggettivo sui titoli che ho provato. Poi da parecchi mesi ormai il mio vecchio computer è defunto, quello dei lag, sicuramente a molti di voi mancano i miei lag, appunto è defunto e ne ho dovuto comprare uno nuovo, ho dovuto tecnologizzarmi anch'io. Questo però mi ha aperto anche nuovi orizzonti perché mi è sempre piaciucchiato giocare su PC con l'account Steam di mio fratello oppure giochi proprio per PC. Però comunque, essendo il computer appunto di mio fratello, geloso e possessivo, non ho mai avuto l'occasione di giocare così tanto col suo PC, per carità. Quindi diciamo che il gaming sul PC l'ho sempre avuto molto limitato. E adesso che invece ho il mio bel catorcetto, no, non è vero, è bello, posso giocare a tantissima roba. Sono aperta il mio profilo Steam personale, appunto, che si chiama Tifetta, e quindi adesso posso giocare bene o male a tutto ciò che voglio. Quindi mi sono detta da una parte il mio desiderio di tornare a fare qualche recensione, dall'altra un profilo Steam nuovo di zecca con giochi che non ho mai provato prima. Perché non sfruttare questa occasione e fare un mix di tutto quanto, ovvero la recensione dei giochi che ho provato su Steam? Questo è ciò di cui parlerà il video, non farò una recensione dettagliata di tutti i titoli, se no mi verrebbe un video di 2 ore, però volevo dare appunto le opinioni su titoli che ho provato, alcuni in me, alcuni sono stati belli, una bella sorpresa. Ho avuto l'occasione di provare indie, altri giochi che comunque su console non avrei mai comprato, e questo lo devo anche a parecchi tifettini che mi hanno comunque regalato i giochi, quindi volevo ringraziare personalmente Salvatore e Indie Wine, che mi ha regalato una carrellata di giochi che ne avrò per i prossimi 20 anni, che apprezzo veramente tanto. Grazie Salvatore. Volevo ringraziare Fatrame 1, che mi ha regalato ben 2 giochi. Grazie Max Power. Volevo ringraziare Marco dalla pagina Tifetta, che mi ha regalato Darksiders, che sarà il prossimo gioco che giocherò per intero con calma. E infine volevo ringraziare anche Loquendo Italia Fan, Emanuele, che mi ha regalato Dead Space. Grazie anche a te Emanuele, grazie di cuore a tutti quanti che mi regalate i giochi e mi permettete di videogiocare a gratis. Poi sono anche più fortunata e agevolata perché mio fratello si è fatto il fisso da 1300-1400 euro, non so che bestie si sia preso, non me ne intendo, e comunque mi ha dato il suo portatile, anche quello che usava precedentemente per videogiocare, e che mi connette automaticamente al suo profilo Steam senza chiedere la password, e possiamo giocarci, lui stando online di là dal suo profilo, ci posso giocare offline, quindi ho accesso anche a tutti i giochi che ha lui, insomma, nel suo profilo, li installo anche sui portatili, io ci posso giocare, quindi è una fortuna perché infine ho 2 account e un fratello con cui posso dividermi le spese e comprare giochi a go-go su Steam. Infatti con gli ultimi saldi abbiamo fatto degli acquisti davvero memorabili, abbiamo preso una caterva di roba. Poi non mi metterò ad elencare tutti i giochi provati su Steam, ho messo quelli un po' più interessanti che mi hanno magari attirata di più. Poi una cosa che non c'entra niente, Fatrame, il mio stalker personale su Steam, mi ha detto: il prossimo video che fai voglio che ti metti la maglietta Keep Calm and Kill Zombies che gli avevo detto che avevo comprato, ed eccola qua in effetti. Però ovviamente la vedete gran poco perché, essendo la scritta sul mio petto, dovrei tenere l'inquadratura sulle tette. So che molte lo fanno, però io no, grazie. Quindi concentratevi sui miei occhi azzurri. Bene, cazzate a parte, direi che è meglio cominciare il video. Il
gioco che devo citare senza dubbio questo, Left 4 Dead 2, il mio primissimo gioco su Steam regalato gentilmente dal mio fratellone. E il gioco che mi ha rovinato, in poche parole, è stata la mia rovina. Questo gioco di merda è proprio una droga. Penso che sia uno dei giochi in cooperativa che più mi diverte in assoluto e non mi stufa mai. Si è tutti insieme appassionatamente in cooperativa ad asfaltare un'orda di zombie, zombie su zombie che vogliono farti il culo. Ti fai inculare dal tank, ti sfotti a vicenda, stighi la witch che ti ammazza, ti giochi le mille mila mod disponibili e si può anche fare i coglioni con le spray, quindi come si fa a non divertirsi così tanto in cooperativa? Devo dire che l'ho provato a giocare da sola, ma non è di certo la stessa cosa. L'ho trovato piuttosto palloso e non così divertente, ma in cooperativa è una figata pazzesca. Penso proprio sia il punto di forza di questo titolo. Niente, non ho nient'altro da dire se non porca puttana che droga, sono già a 162 ore di gioco. Braid, devo dire gioco dalle dinamiche piuttosto semplici, lo definirei un platform puzzle game in cui viene raccontata la storia del protagonista che deve salvare la principessa e ha il dono di poter riavvolgere il tempo quando muori o quando fai comunque qualcosa di sbagliato, molto alla Prince of Persia. All'inizio lo reputavo un giochino, diciamo, dalle dinamiche piuttosto semplici. Prendi, salta e corri. Arriva alla fine del livello, sconfiggi il boss e vai avanti. Devo dire che se scegli di fregartene di collezionare le tessere del puzzle, che sono facoltative, e quindi sforzandoti per prendere certi pezzi, quindi dei veri rompicapo, è un gioco che perde abbastanza valore. È un veramente un vai avanti e basta. Invece mi sono accorta andando avanti, leggendo la storia e con il finale, che sotto l'aspetto, diciamo, bambinesco di dobbiamo salvare la principessa, invece c'è una trama molto specifica e profonda che ti fa veramente pensare. Quindi è un argomento piuttosto serio, non voglio spoilerare nulla. Quindi è un titolo che ho apprezzato moltissimo e costa anche poco. Quindi lo consiglio a tutti quanti. Tanti giochi non li provo non perché mi fanno schifo, ma perché poi so che mi ci intrippo come una matta e ci perdo la vita sopra. Un esempio sono i giochi proprio come Skyrim. Calcolando che sono 90 ore di gioco, ogni tanto lo abbandono e poi lo riprendo, quindi è da mesi che sono dietro a sto titolo e non ho ancora finito la storia principale e sto facendo solo missioni secondarie. Poi con i saldi Steam ci siamo accaparrati anche l'ultimo DLC Dragonborn che ci mancava. E Ale, già non ho iniziato nessuno degli altri DLC, poi ne ho aggiunto pure un altro per allungare il tempo di gioco. Quindi, diciamo, non avendo provato i DLC e non avendo finito il gioco, non posso dare nessun giudizio a riguardo. Diciamo che sto ancora rincorrendo il drago Alduin per fargli il culo. Finora ho riscontrato qualche bug, come missioni completate ma me le segno ancora da iniziare, multe e taglie sulla mia testa di una moneta d'oro per non so quale crimine, a Dragon's Reach addirittura davanti allo Jarl mi hanno attaccata per non so quale motivo, poi ricaricando la partita per fortuna erano tranquilli e pacifici, quindi era tutto a posto. Ma nulla che mi impedisse comunque di proseguire, mentre per quanto riguarda i glitch, a bizzeffe. Capre che volano dal cielo una volta toccato terra muoiono, poverette, mammut che stanno in piedi sulla punta degli alberi, il cavallo che ti segue giù dalle montagne e si incastra. Insomma, mi sono successe cose parecchio divertenti, quindi nonostante tutto sto apprezzando ancora di più questo titolo. Comunque devo lasciar perdere le missioni secondarie e finire almeno la storia principale. Forse un giorno ce la farò.
non avendo un DS, è stata la mia prima esperienza con questo titolo e devo dire che ero molto elettrizzata nel provarlo. Lo scopo del gioco è di risolvere certe situazioni o problemi con il tuo taccuino magico che fa apparire tutto ciò che ci scrivi sopra. Quindi direi che ero partita molto galvanizzata in quarta, ma... Neanche birra! Alcolisti avranno voglia di bere una birra perché appare in Scribblenauts! È un gioco che comunque mi ha divertita tantissimo, però comunque essendo il gameplay sempre uguale, alla fine tenderà un po' ad essere monotono e alla lunga un po' stuferà. Almeno questo è successo a me. Cambiano le situazioni, ovviamente, ti diverti a inventare robe strampalate, però... La sostanza del gameplay è sempre quella, quindi non è un gioco che ci giochi una volta e dici lo ricomincio, lo giochi una volta, lo finisci e il classico gioco che riprendi in mano quando è passato un po' di tempo perché hai voglia di cazzeggiare e fare qualcosa di diverso, però comunque per il prezzo che costava nei saldi, costava 5 euro, direi che ne valsa veramente la pena. Poker Night at Inventory 1 e 2. Allora, il primo mi era stato gentilmente offerto dal simpaticissimo Fatrame 1 e dopo averci giocato e essermici intrippata, visto che se avete seguito i miei ricordi di infanzia sapete che io sono molto patita del gioco di carte, mi sono comprata anche il secondo. Diciamo che non c'è moltissimo da dire sul gameplay, cioè è un gioco di poker normalissimo. Nel primo c'è solo la variante Texas Hold'em, mentre nel secondo c'è anche la variante Omaha, a mio parere è un po' più facile, però a livello di gameplay comunque sono uguali. Tu devi giocare a poker e avere la mano migliore per squattrinarli e prenderti tanti soldoni. Quindi a gameplay sono identici, cambiano i personaggi, ma il livello di scemenza di questi due giochi sono uguali, identici. Quello che si apprezza di questi titoli, secondo me, appunto, non è tanto il gioco di carte in sé, ma proprio gli sfottò, i discorsi demenziali tra i diversi personaggi che ti fanno proprio ridere a crepapelle e certe cazzine veramente ridicole. Excuse me. A maggior ragione se si conoscono i personaggi in questione, i loro giochi e le loro storie, ti viene ancora di più da ridere perché certe battute sono veramente assurde. Mi è stato regalato questo gioco, ero contenta perché ne ho sempre sentito parlare, ho sempre voluto provarlo, però io ovviamente non mi spoilerò mai i giochi che mi interessano, quindi i gameplay completi non ne avevo mai guardati, quindi non avevo proprio la minima idea di cosa mi attendesse, cioè sapevo cosa trattava il gioco, ovvero che ci si ritrova nei panni di questo bimbo demoniaco, pallido come un fantasma, inquietante, direttamente agli ordini di Lucifero in persona, quindi ti senti potente e devi uccidere tutti nella casa senza farti sgamare. Ero partita entusiasmissima perché inizi col dover fare il bravo bambino mantenendo una condotta alta per non destare sospetti, ti vengono attribuiti nel corso del gioco poteri speciali demoniaci e poteri vari, insomma. Però mi sono accorta alla fine che sono solo cose di contorno, andando avanti nel gioco andrà tutto scemando e sarà un gameplay piuttosto lineare, ripetitivo e in alcuni punti anche un po' monotono. Quindi la pecca di questo titolo a mio avviso è stata proprio questa: partito bene, idea ottima e molto originale, ma sviluppata male.
Ma nel complesso mi sono divertita davvero molto a giocare a questo titolo. Ci sono stati certi omicidi che ci ho dovuto un po' pensare su come risolverli, non sono stati così immediati e diciamo che è un gioco in certi punti interessante. Partita con le aspettative piuttosto basse, perché avevo proprio sentito che questo gioco era la creme della merda. Opinioni così negative da non meritare nemmeno di essere provato da quanto faceva schifo. Quindi, amando il carismatico Duke, dopo aver giocato questo titolo, non posso di certo dire che dopo più di 10 anni di attesa, questo era il gioco che mi aspettavo comunque. Mi aspettavo qualcosa di più dal reparto tecnico, qualcosina di più anche a livello di gameplay, visto che l'ho trovato abbastanza lineare. Insomma, non un gioco che consiglierei ad occhi chiusi, però cazzo, il divertimento c'è, la tamarraggine è quella del Duca di sempre, puoi schiaffeggiare le tette, le palle, guardarti le rivistine porno, pisciare ad oltranza come se non ci fosse un domani. Come si fa a non divertirsi? Per me l'essenza del titolo è proprio quella, divertirsi e cazzeggiare a gogo col Duca. Poi, a mio parere, chi se l'è comprato a 69,90 € al lancio o si è preso un'inculata da fuoco, nel senso, spero che almeno vi abbiano dato un po' di vaselina. Però se lo trovate in giro a poco, dategli una possibilità perché è divertente e giocatevelo in inglese. Io l'ho giocato in italiano dandogli una possibilità, ma non mi è piaciuto proprio per niente il doppiaggio. Borderlands 2 è stato un regalo di mio fratello, cioè è stato un capriccio per poter dire giochiamo insieme senza quel cazzo di split screen, perché appunto lo avevamo già per 360, l'avevamo trovato su Amazon UK ancora all'epoca a 15 sterline, quindi avevamo già fatto un affare allora. Però ne abbiamo approfittato dei favolosi saldi Steam per comprarci anche il Season Pass a 10 € con i DLC. Beh, che dire, avendolo già giocato su 360 non è stata proprio una novità. Borderlands è una serie che mi piace molto. È un po' un ibrido perché non è né uno sparatutto, ma non lo definirei neanche pienamente RPG. Diciamo che è un ibrido tra i due, un RPG barra sparatutto. È un gioco che mi piace tantissimo, è divertente, soprattutto in cooperativa e ci sono anche qui delle situazioni e personaggi veramente assurdo. Quindi direi che non mi focalizzo tanto sul gioco, ma mi focalizzo sui DLC, che è appunto la nuova parte di questo gioco che ho provato qui sul computer su Steam. Allora, su 4 DLC, 2 sono proprio promossi a pieni voti, quello di appunto il nuovo Tiny Tina Assault of Dragon Keep e Mr. Torg's Campaign of Carnage. Questi sono stati proprio stupendi, ho riso dall'inizio alla fine in entrambi, belle ambientazioni e bei personaggi soprattutto. Il DLC Captain Scarlet and Her Pirate's Booty è stato meh, cioè è stato carino a mio parere, ma nulla di eccelso, giocabile ma non così divertente come i precedenti, mentre il DLC Sir Hammerlock's Big Game Hunt proprio non mi è piaciuto per niente, l'ho finito e giocato malvolentieri, non mi è piaciuta l'ambientazione nelle paludi, selvaggi e comunque la trama del DLC stesso, quindi questo DLC proprio lo boccio a pieni voti, se non ci fosse stato sarebbe stato meglio. Il primo Bioshock mi era piaciuto da matti, il secondo un po' meno, ma ero comunque molto curiosa di provare questo nuovo titolo, lo attendevo veramente tanto. In genere ho sempre consigliato Bioshock a chi mi ha chiesto un parere, perché li trovo titoli molto stimolanti, con una bella trama, che ti distrae un pochino dalle meccaniche molto simili a qualsiasi altro FPS moderno, elementi che ho comunque ritrovato in questo Bioshock Infinite. Era da molto che non mi capitava un titolo di questa generazione che mi tenesse incollata al gioco dall'inizio alla fine senza mai annoiarmi. La storia è stata, a mio parere, straordinaria. Booker DeWitt, in breve la trama, ubriacone con debiti al gioco, mandato da due individui strambi e ignoti a salvare questa Elizabeth per azzerare il suo debito.
Si ritrova a Columbia, questa città fluttuante nel cielo, governata dal profeta Zachary Comstock, che cercherà in tutti i modi di metterci i bastoni fra le ruote e di impedirci di salvare la ragazza. Quindi in breve il riassunto del gioco è questo. Per quanto riguarda il gameplay, come detto prima, è molto simile ai primi due, oltre alle varie armi da fuoco, si avranno a disposizione una sorta di plasmidi, che qui se non erro si chiamano Vigors, che ti conferiranno vari poteri come il fuoco, per esempio, come supporto. Quando morirai verrà rimesso in vita, quindi un effettivo game over non c'è. Andando avanti, la trama si rivelerà un po' criptica, ma sempre più interessante. Questo mi ha spinto a cercare di trovare tutti i segreti, tutti gli audiolog per saperne un po' di più e fremevo proprio per sapere come si concludeva la storia. Ti lascio a bocca aperta. A mio parere è un titolo straordinario. Per quanto Columbia sia ben fatta, mi è rimasta comunque nel cuore il Rapture sottomarina. E sono molto curiosa di provare il DLC uscito da poco, che se verrà messo in sconto su Steam a Natale sarà mio. Quindi magari ve ne parlerò in un video futuro. Come Borderlands 2 non è una novità, Castle Crasher lo avevo comprato anche su Xbox Live, mi è stato regalato anche questo. Novità! E allora ho preso l'occasione per pomparmi qualche personaggio e giocarci con più utenti, visto che su 360 ci giocavo solo con mio fratello. Non c'è moltissimo da dire sul gameplay di per sé, gioco indie di genere beat'em up, dove impersoni il cavaliere del colore che più ti piace, e devi salvare le principesse del tuo regno rapite da un mago brutto e cattivo, passando da livello a livello, affrontando di tutto e di più con armi e magie che variano da personaggio a personaggio, ovviamente non tutti hanno la magia uguale. Avrai a disposizione oggetti, pozioni per curarti, animaletti con bonus diversi l'uno dall'altro. Consigliatissimo da parte mia giocarci appunto in multiplayer, essendoci anche altre due modalità di giochi per passare qualche ora in compagnia. Diciamo che la longevità non è proprio un fattore a favore di questo titolo, a meno che non giochiate la modalità folle, sbloccabile, dopo averlo finito una volta, che vi porterà a bestemmiare in aramaico da quanto è tosta in certi punti. Io per esempio non sono mai riuscita a finirla, son nabba. Magari col vostro aiuto ce la farò. Torchlight 2 è il classico gioco alla Diablo, un action RPG dove percorri le mappe facendo il culo ai nemici, sei sempre in costante ricerca di armi forti per fare ulteriormente il culo ai tuoi nemici e più ti alzi, più si alzano le tue statistiche. Nei saldi era in offerta anche il primo, che però mi sono informata era in single player, allora per poterci giocare col mio fratellone, e perché no, magari anche con qualcuno di voi, ripeto, ho optato per prendere il secondo e l'ho pagato, mi pare, 5 euro, una miseria proprio. La storia riprende moltissimo quella del primo, ma pur non avendolo giocato, non ho avuto lacune così grandi che mi hanno impedito di capire appieno la storia, diciamo. Quindi non è indispensabile giocare anche il primo. La storia, a mio parere, è stata un po' sciapa, in alcuni punti sembrava buttata lì a caso, però comunque di questo titolo ho apprezzato le mappe belle, grandi, che dovevi esplorare tutte per forza per trovare forzieri, missioni secondarie, tutti i segreti possibili e immaginabili, insomma, e comunque la presenza di un animaletto che potevi scegliere all'inizio, che ti aiuta nelle battaglie. Puoi mandarlo quando vuoi in città a comprarti gli oggetti che ti servono o a venderli. Puoi dargli i tuoi oggetti se hai gli spazi pieni, mentre tu continui imperterrito nell'esplorazione senza dover lasciare la mappa. Quindi è un alleato veramente prezioso. Gola veramente in fiamme, ma siamo arrivati all'ultimo, The Binding of Isaac. Questo ai saldi era 1,74 euro. Moltissimi nella mia lista amici lo possedevano, me ne hanno sempre parlato benissimo, e allora ho colto la palla al balzo per accaparrarmelo anche con il DLC, The Wrath of the Lamb, pagato 50 centesimi.
trama è semplicissima. Tua madre bigottona sente la voce di Dio, le dice di salvare suo figlio, ovvero noi giocatori, dal male e successivamente, cioè di salvarlo dal male e successivamente di ammazzarlo per provare la sua fede. Seems legit. La signora si dirige in camera nostra per squartarci con un bel coltellone da cucina, ma noi fortunatamente troviamo una botola che dà alla cantina e decidiamo così di scappare dalla mamma e dalla nostra inevitabile morte. Il gameplay anche è di dinamiche molto semplici. Inizialmente sei armato di lacrime per combattere i tuoi nemici. Dovremmo passare livello per livello con mostri casuali, con un numero di stanze sempre casuali. E il boss di fine livello, che giusto per cambiare, è sempre casuale. C'è la possibilità di trovare diversi poteri che ci possono rafforzare o penalizzare, ovviamente poteri casuali, e se si muore bisogna ricominciare tutto da capo. Giusto perché non l'ho detto fino ad ora, tutto è casuale, quindi non rigiocheremo mai lo stesso livello due volte di fila, cambierà sempre. Devo dire che è un giochetto molto alla Thief Style, perché alla lunga, quando non riesci a proseguire perché hai sfiga o sei namba come me, che non riesci, che ti fai colpire mille volte come una cogliona, sale un nervoso tremendo e ti viene da bestemmiare assai. Infatti io non faccio più di 4 tentativi al giorno, perché sennò vola il PC fuori dalla finestra. Però a mio parere è proprio questo il suo punto di forza. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire e sempre da mantenere la concentrazione per non fallire miseramente. Tu quando pensi di essere forte perché hai tot poteri, trac, te la prendi in culo perché sei distratto. È un gioco da finire più volte per i diversi finali e le cose aggiuntive che si sbloccano finendolo tot volte, tipo... Beh, no, spoiler. Quindi è un gioco molto semplice ma che porta via parecchie ore e parecchia pazienza, ma per il costo irrisorio e la rigiocabilità all'infinito che ha con tutto quello che c'è da sbloccare, è un titolo che a mio parere tutti dovrebbero possedere. Ce l'abbiamo fatta, dopo questa scarrellata di titoli e la mia gola in fiamme, posso terminare questo video. Allora, ne farò altri di questo genere qua, perché oltre ad avere una scarrellata di titoli disponibili ancora da giocare, ne ho veramente una vagonata e mezza, io continuerò sempre comunque a comprare qualcosina su Steam quando lo trovo a basso prezzo. Ovviamente non abbandonerò mai il mondo delle console, però se trovo qualcosa che costa poco, e magari anche in cooperativa per giocare con voi, io lo comprerò comunque su Steam. Quindi ci saranno sempre dei giochi che proverò qui su computer e molti altri da recensire. Intanto c'è l'effetto discoteca con la luce, beh vabbè. Sono stanca, quindi lasciamo. E niente, allora ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione, grazie per il supporto come al solito e ci becchiamo. Ciao! Molti di voi che mi seguono dall'inizio sa, io all'inizio, 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 quindi